Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questo, come potete vedere, è uguale a quello del giorno prima, e cioè è stato registrato un quarto d'ora dopo, e volevo mostrarvi un'altra mia collezione. Un'altra collezione che vi mostrerò, però devo avere più tempo e più spazio di essere solo in casa perché vanno descritte per bene le cose, è quella delle palline con la neve. Però devo avere tutto il tavolo a disposizione perché già questa qua è un po' un casino. E cominciamo. Questa qua è la mia collezione di tazze slash borracce. Allora, le borracce non ci sono tutte perché alcune ce le abbiamo in dispensa, però cominciamo dalle borracce che sono poche. C'ho questa che ho scritto Hydrotate, che se non sbaglio è di Avon, sì, di Avon, e è molto capiente e praticamente col calore cambia colore. Col calore cambia colore. Poi ho questa sempre di Avon in plastica e molto carina. Poi ho sempre di Avon questo che, oddio, non so come si. Non lo utilizzo praticamente mai, però è contro contro, nel senso è per la lotta contro il cancro al siero delle donne. Poi ho questa che invece è di Shein, che è meravigliosa. Che è stupenda, che c'è l'unicorno qua dentro in plastica, bellissima. La utilizzavo per fare il caffè freddo d'estate e infatti non vedo l'ora che si avvicini la stagione. Ora passiamo alle tazze piccole, perché io ho anche le tazzine ovviamente. Allora, c'è questo set della Lidl con questa qua gialla con scritto Natural Coffee Always Good. Poi non so dove mettermele, non farò ridere perché è un po' un casino qua. Poi Posso non avere? sì, le passo a te. Ok, e poi coffee always a good idea, quindi non è che abbiano molto cambiato le cose, però questa rossa la metto qua. E poi dove è quell'altra? Eccola, questa qui, the best morning it's coffee time. Queste tre sono tre tazzine che ho preso alla Lidl un po' di tempo fa, che ho comprato alla Lidl un po' di tempo fa e che considero mie, anche se in realtà le utilizziamo. Scusate, anche se le utilizziamo un po' tutti, perché ho detto che queste me le porterò via quando andrò via di casa. Poi, sempre tazzine piccole, tieni, puoi prendere questa. Sempre tazzine piccole, c'è questa con scritto With enough coffee, anything is possible, che teoricamente ha il cucchiaino, ma non c'è, fondamentalmente. Poi c'è questa che è iconica, che con scritto Buongiorno cazzo, che è meravigliosa. È perfetta per la quantità di caffè che bevo al pomeriggio, quindi la adoro. E poi, ultima tazzina piccola direi, sì, c'è questa qui che ho scritto Love, che mia mamma mi ha comprato all'Ipercop, così perché c'era scritto Love, perché era rosa, e molto carina, mi piace anche questa è perfetta per il caffè del Quelle grandi pomeriggio. tienitele. Ok, le grandi me le devo tenere. Ora passiamo a quelle grandi. Allora, abbiamo questa, che ovviamente non è mia, con scritto I Love Dad, che ho regalato a mio padre chissà quando. Poi ho questa, buona giornata un cazzo, perché quello era buongiorno un cazzo, questa è buona giornata un cazzo, quindi è cambiata radicalmente la questione, Allora. infatti è Faccio più infatti quelle grande prendo XP. perché deve contenere più caffè. Poi c'è questa che credo che XP, sia tipo di quelle XP. Viviana, che mi ha regalato mia nonna, che è di un materiale stranissimo, tipo non so definirlo, tipo il materiale delle lavagne. È molto pesante, infatti non lo uso Allora, praticamente mai, però oggetto ce l'ho. per XP. Poi c'è questa che ho comprato da Tiger, All I Adesso Want for andiamo. Christmas Tu is sei? Coffee, ovviamente l'ho comprata nel periodo natalizio. Poi c'è questa che mi ha regalato Cos'è? mia madre, Questo dove con sta? scritto sono già figa, non posso essere anche simpatica. Questo è il mio motto. Poi c'è questa di Mickey Mouse che in realtà è inutilizzabile perché se vedete Tipo è lercia, ma non è lercia perché non puliamo le tazze, ma bensì perché questa qua la utilizzavo per dipingere. Quindi, dato che c'è Minnie e Mickey Mouse, l'abbiamo tenuta un po' per ricordo. Poi c'è questa di cui ignoravo l'esistenza, detto sfortunato. sinceramente, con scritto I Love Music, da entrambi i lati e qua, non so come l'ho comprata, sinceramente. Poi c'è questa qua che abbiamo preso quindi punti di qualche raccolta di Madagascar con i due pinguini. Poi c'è questa qui di Tiger, bellissima, a forma di pupazzo di neve, che ha il cappellino per poterci mettere tipo la bustina di tè e far rimanere dentro il Aspetta, calore, quindi diciamo. Poi
Poi c'è questa, che avevamo anche un'altra versione di un altro colore, che io mi ricordo c'era colazione quando avevo tipo 4-5 anni. Questo c'è scritto ti amo, avevamo quella con scritto anche buona giornata, buongiorno, non mi ricordo, però evidentemente è andata rotta o persa col trasloco. Poi abbiamo questa, che è una delle mie preferite, che mi ha regalato Mirko per qualche compleanno. L'ho scritta Ciro e Moma, dentro c'è scritto I love you, ti amo, un po' tutto così. E poi vabbè, ci siamo noi a Roma. Poi questa avevamo vinto anche questa con dei premi, ed è Tigre di Kung Fu Panda, fondamentalmente. Poi c'è questa, che l'ha presa mia mamma per me, penso perché teoricamente mi rappresentasse, oh, questa è magra, e c'è delle buste di Dior, j'adore Dior, e c'è Ariel vestita da ragazzina. Poi c'è questa, che è per mio fratello, cioè l'ho regalata mio fratello, così togliamo il mio super fratello. Poi c'è questa, che mi ha portato mia nonna dalla Polonia, e praticamente le scarpe del tizio si colorano quando si mette il calore, però non mi ricordo cosa c'è scritto, però era una frase motivazionale, tipo quando, madonna Marco, quando tipo la vita va male e vai avanti, cioè una cosa del genere, ora non me la ricordo. Poi c'è questa, che invece ho comprato io a Stettino, che si è tutta rovinata in realtà, che appunto c'è lo Szczecin, che sarebbe Stettino in polacco. Poi c'è questa, che ignoro la provenienza, ma è penso la tazza più scomoda dell'universo, perché è tipo fatta così e non la usa praticamente nessuno. E poi abbiamo quasi finito, abbiamo questa, che in realtà ne ho due, perché se ne prendevano due a 10 euro, che l'ho presa a Gardaland quando siamo andate ad Halloween con Mirko e la mia famiglia. Poi questa me l'ha regalata Mirko per San Valentino, questa qui. E poi infine c'è questa, che è anche questa qua non uso mai praticamente, che ho preso da Tiger, ovviamente, perché ogni volta che vado da Tiger devo prendere una tazza con l'arcobaleno. La maggior parte di queste tazze verranno con me quando io me ne andrò di questa casa. Quindi questo era il secondo video delle collezioni, e un bacione. Scusate ragazzi, disclaimer, cambio location, ho scoperto di avere altre tazze. Allora, tanto così me le faccio vedere. Questa è di Spider-Man, ovviamente di mio fratello, la mia. Poi c'è questa con scritto Mrs. Che ho regalato a Mirko, lui c'ha Mister e ce l'ha ovviamente in azzurro. Poi c'è questa con scritto Have a nice day. Poi c'è questa che ho regalato a mia madre con scritto Scorpio, che ovviamente è il suo segno zodiacale. Poi c'è questa che ha dell'Avon col gattino, che quando metti il calore si chiudono gli occhi del gattino. Poi questa con scritto Take it easy, take it easy. Crisi, questa che ho preso a mia madre in Spagna, che c'è scritto l'amore è la locura che tutto lo cura, quindi cioè ovviamente in spagnolo ha più senso, per tipo l'amore è la pazzia che cura tutto. Poi abbiamo queste due tazze del Genoa di mio fratello, queste due tazze di Parigi, una con la Torre Eiffel e una con l'Arco di Trionfo, che ci ha palesemente regalato mia nonna per le vacanze di casa. E infine questa, che io non ricordavo l'esistenza, con Bloom, con gli animali, bellissimo. Ora dovrebbe essere completata la collezione.